Buongiorno, sono voluto prendere un paio di giorni di pausa anche perché non crediate che far video su YouTube, non crediate che non sia stressante. Dissing contro dissing, o dissing io non faccio, però giustamente quando si sostiene una tesi ci si espone, inevitabile, no? Ecco, l'importante però è non esporsi a delle figuracce che la metà basta, e mi riferisco all'ultima sparata del mio quasi concittadino Antonio Cassano sul Napoli di Maradona durante la trasmissione radiofonica di Fedez. In pratica lui avrebbe detto che il Napoli del primo scudetto, tolto Diego, era la squadra di scappati di casa, che la seconda era appena decente. Vabbè, lasciamo perdere la seconda. Il Napoli 86-87 era una squadra di scappare di casa. Vedi, caro Tonino, come ti chiamavano a Bari, a parte il fatto che nell'87 tu avevi sì e no 4 anni, con il Napoli ha vinto lo scudetto, 4 anni e mezzo, quasi 5, penso tu ti sia documentato. Ma lo hai fatto, come al solito tuo, in modo superficiale. Vedi, d'accordo che Maradona sia stato il calcio, l'immensità del calcio, e chi lo nega? Però ti voglio far capire una cosa. Tu stai dando degli scappati di casa a gente come Bagni, Giordano, Ferrara, Renica, che ti ha risposto alla grandissima, a te e all'altro fenomeno, in un'altra circostanza però, non quella di Maradona. Renica, Romano, Carnevale, Garella in porta. Cioè, a parte il fatto che dando degli scappati di casa a questi qua, tu indirettamente stai offendendo tutti i calciatori, forse Real Madrid e Roma esclusi, con cui tu hai giocato, quelli della Sampdoria, quelli del Parma, quelli del Bari, alcuni della stessa Roma, per carità, che non è che primeggiasse la Roma nei tuoi anni, tranne un secondo posto nel 2004. Vedi, Cassano, per parlare del Napoli di Maradona bisogna o avere una certa età o essersi informati. Maradona paradossalmente è molto più decisivo, l'anno in cui è più decisivo è proprio il primo anno a Napoli in cui lui arriva. La squadra viene da due salvezze soffertissime, non da due piazzamenti UEFA, due salvezze. E quando arriva Maradona non aveva ancora, mi sa che arriva solo Bagni con lui, non aveva ancora Giordano, non aveva Carnevale, non aveva Romano, Ferrara era ancora con la primavera, Ferrara avrebbe esordito l'anno dopo. Non aveva Garella, non aveva Renica, che era la Sampdoria, e tanti, non aveva Romano. E il primo Napoli di Maradona, il girone d'andata, è quintultimo, quartultimo, con 12-13 punti se non sbaglio, o 11, non ricordo adesso. Insomma, era quasi in zona retrocessione. Perché? Perché Diego non si era ancora adattato al calcio italiano, perché Diego comunque anche lui ebbe bisogno di un periodo di adattamento.
Nel girone di ritorno, Diego, a partire dalla partita di Firenze, dove fa un gran gol tanto per cambiare a Giovanni Galli, di fretta al cazzo vanno la mattina. Allora, stavo dicendo, ah già, nel girone di ritorno del primo anno Diego comincia a ingranare e Napoli chiuderà la stagione all'ottavo posto a ridosso della zona UEFA e al terzo posto nella classifica dei cannonieri. Questo è il primo anno. Poi Ferlaino l'anno dopo comincia a comprare quelli che tu definisci come scappati di casa: Giordano, Garella, che aveva appena vinto uno scudetto col Verona. Garella, buonanima. Pecci, avevo dimenticato Pecci, Romano, no, Romano di l'anno dopo, Renica, e arriva terzo. L'anno dopo arrivano De Napoli, Romano e Carnevale e sarà scudetto. Quindi, come vedi, senza gli scappati di quelli che tu definisci scappati di casa, caro Cassano, quel Napoli rischiò la retrocessione. Poi il grande Diego lo condusse a un lusinghiero ottavo posto. Quindi vedi che dici cagate. Ti dirò di più. Paradossalmente, il Napoli che più ha sofferto la mancanza di Maradona o il suo declino è stato proprio quello che tu definisci decente, quello con Careca, con Alemão, eccetera eccetera. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Quindi, e adesso mi rivolgo a quelli che se la pigliano con chi sappiamo, anche in base a ciò che dicono questi signori qua. Cioè, lo vedete a chi andate dando retta? Cioè, lo vedete? Per carità, Cassano per me poteva fare una carriera da almeno un paio di palloni d'oro, e su questo nessuno penso possa discuterlo. Poi la sua testa è andata ad altro, a dire cazzate, a vestirsi di pellicce, e pazienza. Uno che mi viene a dire che, e ha fatto benissimo Renica a rispondergli, che Giordano, Garella, De Napoli, Romano, a proposito Romano, ragazzi, non è che voglio fare per forza il vecchiaccio, perché voglio aprire una parentesi su Romano. Romano arriva a Napoli nel mercato di riparazione dell'anno dello scudetto ed è a dir poco decisivo. Andrea Romano lo piglia dalla Triestina in B Napoli, Andrea Romano, e visto oggi Romano, oggi che tanto esaltiamo i Verratti, i Tonali, Andrea Romano, mi pare si chiamasse Andrea, no, Francesco Romano, Andrea Romano il politico, Francesco Romano valeva 10 Verratti, altro che scappato di casa. Quindi, caro Cassano, prima di parlare di certi argomenti, documentati e dai su. E poi concludo questo video rivolto a tanti juventini
Vedete a chi date ascolto? Vabbè, basta, non ne parliamo. Diego era immenso, il migliore, l'assoluto. Diego era l'assoluto. Diego era l'immenso, l'assoluto, l'alfa e l'omega del calcio. Ma definire scappati di casa questi giocatori qua, francamente, uno per tutti, Bruno Giordano. Ragazzi, oggi si parla tanto di Immobile, alla Lazio, dei suoi numeri. Ragazzi, vi voglio ricordare che a confronto con Bruno Giordano è come paragonare i Maneschi con i Beatles. Paragonare Immobile a Giordano è come paragonare i Maneskin ai Beatles, e ho detto tutto, altro che scappati di casa, andò, cioè cazzo sta dish, iscrivetevi al canale.